Trovo adorabile, mi piace, la compro. Sono contento che le piaccia, del resto è l'ultimo modello. Può mandarmela subito? Immediatamente. Vede, è il compleanno di mio marito e voglio fargli una sorpresa. Oh, certo, capisco. Il suo indirizzo, per favore. 1127 Walnut Avenue. 1127 Walnut Avenue. Laurel e Hardy Trasporti, fondata nel 1931. Dalla piccola ghianda nasce la grande quercia. Oh, scusi, signor portarettere. Dica. Saprebbe dirmi dov'è il 1127 della Walnut Avenue? 1127 Walnut Avenue? Sì, signore. È quella casa lassù, proprio in cima alla salita. È quella casa lassù, proprio in cima alla salita. Stai buonina, Susie. Oh. Aspetta un momentino. È un'operazione che va studiata. Poggiamela dolcemente sulla schiena. Aiuto! Mi stai schiacciando! Oh, aiuto! Ah, alzala! Sei sempre il solito stupido! Olio, meglio! Andiamo! Presto, solleva! Avanti! Adesso ti do io il tempo. Reggi forte, non mollare! Forza! Adesso! Issa! 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 Mi lasciate passare, per favore? Ma certo, signora, solo un attimo. Un momentino di pazienza. Ecco. È semplice. Dori Stanley! Oh!
Alla fine mi ha anche dato un calcio. Le ha dato un calcio? Sì, un calcio, nel pieno del mio dovere quotidiano. Ah, le ha dato un calcio, eh? Ehi, voi! Cosa c'è? Venite giù! Vai giù a vedere cosa vuole. Vai giù tu a vedere cosa vuole. Non discutere, vai giù a vedere cosa vuole, ti ho detto. Io non discuto, ma... E allora cammina. Cosa vuole? Non fermarti lì, vai fino a giù, stupido. Non voglio te. Voglio quell'altro scemo. Che c'è? Non vuole me. Vuole quell'altro scemo. Sei tu. Ah. Aiuto! Fastidio a quella ragazza. Chi? Io? Sì, tu! Ma se ho soltanto... E questo ti serva di lezione. Ti fai prendere a calci così? Stai a sentire, se diceva un'altra mezza parola io lo prendevo per il bavero. E questa è la seconda lezione. Ehi, professore, non ti sembra di rompere un po' troppo le scatole? Che cosa intendi dire, giovanotto? Oh, ecco, lui voleva dire che lei è un po' molto giocherellone. Questa volta la lezione è per te. Decidete a togliere di mezzo questo catafalco. E a lei cosa gliene importa? Mi importa perché devo passare. Perché non passa di lato? Passare di lato?
Io, il professor Teodoro Piccino dei Piccinosi, Granduf dot prof caf di Gran Croce, caf dell'ordine Spatch del professor del Gran Cordon, dovrei passare di lato? Levatemi subito di mezzo! Muori dai piedi! Sognate questa cassa! Subito! Immediatamente! Molto gentili. Ah, ma io vi faccio arrestare, voi due! Vi faccio sbattere in galera! A me, il professor Teodoro Piccino dei Piccinosi! Gran Uff Dot Prof! Disse! Oh! Disse! Oh! Disse! Oh! Disse! Oh! Disse! Oh! Disse! Oh! Oh! Issa! Oh! Olio, fermati! Che c'è? Non ce la faccio più! Oh, sferichetto! Ancora un paio di gradini insieme arrivati! Coraggio, forza! Oh. Issa! Che avete fatto tutti quei gradini? Sì, certo. Siete dei bei furbi. C'è la strada lì sotto. Bastava che... Ferme! La sola cosa da fare era seguire la strada. Vi avrebbe portato fino a quassù. Perché non hai guardato bene prima? Issa. Oh. Oh. Issa. Oh. Issa. Oh. Issa. Oh. Issa. Oh. Issa. Oh. Issa. Aspetta un momentino. Oh.
Isse. Isse. Dobbiamo riportarla indietro. Perché? Non c'è nessuno. Ricordati che volere è potere. La facciamo entrare da quella finestra, poi la portiamo giù e la mettiamo nel salotto. Tu vai a prendere una scala, io la carrucola. Mm-hmm. Oh, oh. Sei sempre il solito stupido. Carucola. Cosa vuoi? In casa c'è qualcuno. Dove? Al primo piano? No, l'ho sentito salire le scale. Oh, l'ha sentito salire le scale? Stupidone, ero io. Eri tu? Ma naturale. Come hai fatto a entrare in casa? Entrando dalla porta. Tu hai sganciato la carrucola, io che stavo sotto. Oh, torna a lavorare. E ridammi il cappello. L'ha sentito salire le scale. Che cosa vuoi ancora? Il mio cappello. Tieni e ridammi il mio. Torna a lavorare e non chiamarmi per nessuna ragione al mondo. Oh.
chi è quel cappello? E portiamo questa pianola giù una buona volta. Apri la cassa mentre io cerco un posto per mettere la pianola. Sbrigati. Lascia stare, l'apro io. Cosa cercavi arrampicato lì sopra? Una presa di correnti. Una presa di correnti sul lampadario, dammi qua. Li sbatto dentro. È quello che si meritano. E venti, diamo una pulicina.
Avanti, non perdere tempo. Si vede, significa tutto questo? Lei abita qui? Se abito qui, ma questa è casa mia! Che ci fate voi qui? Le abbiamo portato la sua pianola. Pianola? Pianola! Io odio e detesto le pianole! Sono degli arnesi maledetti! Portatela via prima che faccia una strage! Fuori di qui! Fuori di qui! Portatela via! No! No! Questo è troppo! Basta! Aspettate! Ora vi sistemo io! Ora vi sistemo io! Brutti delinquenti! Vi faccio vedere io! Vi faccio! Vi insegno! Io! Entrare! Casa mia! Delinquenti! Marabucci! Teodoro! Maledetti! Teodoro! Ma cosa hai fatto? Questi due maledetti idioti hanno portato qui una pianola per sbaglio! Guarda la nostra casetta! Ma non era uno sbaglio, caro! L'avevo comprata io come regalo per il tuo compleanno! Oh, povero tesoro mio! Darei un milione di dollari perché questo non fosse successo! Ma ti ho sentito urlare che detesti le pianole! Io detestare le pianole? Ma se mi fanno impazzire le pianole! Scusatemi, amici miei! Che cosa posso fare per dimostrarvi quanto mi dispiace? Beste filmore qui! Il nostro motto è servi e sorridi! Stanley, la penna! Grazie. Fuori! Fuori da casa mia! Teodoro! Fuori! La culla della storia americana è scolpita dal ricordo dei suoi eroi che hanno combattuto per la libertà. 1777-78, Washington soffrì privazioni a Valley Forge nella sua lunga battaglia per la libertà. 1863, Lincoln disse: una nazione è basata sulla libertà. 1917, Pershing guidò la sua flotta attraverso i mari. 1918. E anche oggi la battaglia per la libertà continua. Abbiamo preso i vestiti dalla vostra casa e ve li abbiamo portati.
scambiamoci i pantaloni.
lì c'è una scala. Non è il posto adatto per darmi i pizzichi. Non ti stavo pizzicando. Sangue freddo. Tutto a posto?
Perché lo hai fatto? Aggrappati a questo e rilassati. Se fate chiesto, non posso concentrarmi. Ma scusa, papà, Orlino mi fa sempre i dispetti. E tu lasci in pace, Stellino, altrimenti guai a te. Se dovete fare il chiasso, fatelo piano piano, capito? Per il chiasso pieno pieno, dammi qui. Se non state buoni, andrete subito a letto. Certo, andremo a letto subito. Non andremo. Andranno. Altrimenti guai a voi. Altri voi. Giochiamo mosca cieca. Ti accechi tu? No, ti accechi tu. No, ti accechi tu. Ti accechi tu. Ma perché tu accecarmi sempre io? Voglio accecarmi sempre io, ecco. Ci penso io. Lo giocheremo a sorte. Oh,
Questo è troppo. Andate a letto. Questo è letto, andate troppo. Oh. Andate. Lo vedi, ora ci vado a letto. Ma se tu stellino ti fossi accecato, adesso non dovremmo andare a letto. Oh. Oh, oh, oh. I bambini sono sempre i bambini. Già, meno quando crescono però, eh. Questo già lo sapevo. Andiamo. No. Oh! Ollino, smettila di tirare la roba a Stanlino. Se non andate a letto, vi ucciderò come due pollastri. Ricorda le nostre mogli. Si sono tanto raccomandate di essere dolcissimi. Ci hanno anche detto il proverbio. È meglio una gallina dolce oggi che una parola vecchia domani. Questo è proprio vero. Ascoltate, il primino di voi due che si spoglierà avrà un bel dollaro. Oh. Ciao bambini. Visto? Oh. Hai visto che bella cosa i proverbi? Verissimo. Chi va pieno e va sano e va lontano. Tutto bene? Questa è la mia palla. E invece la mia. No, è la mia perché da quella buchetta quando è...
Adesso la chiappiamo. Andiamo sopra! Attento! Andiamo! Perché? Arrivano! Chi è che fa questo becchino? Stallino mi picchia! E Ollino invece mi picchia con... Si può sapere perché con i vostri medri andavate subito a dormire? Mamma ci cantava la ninna nanna sempre! Sempre? E se anch'io ve la canterò, voi dormirete? Go to sleep, my baby, my baby, my baby. Go to sleep, my baby, my baby. Volete dormire una buona volta?
Potrei avere un bicchiere d'acqua? Io pure. E se vi do il bicchiere d'acqua poi dormirete buonini? Ehi, un solo momento. Questa è casa mia. Oh, 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 oh